L'Olimpiade di Sydney è stata perfetta. Il mio allenatore mi aveva proprio come programmato a essere un killer col sorriso. Io prima di gareggiare facevo così, occhio, occhio, perché ci sono io. Sono arrivata alla vigilia ovviamente dei 200 misti. La gara per cui ero arrivato a Sydney. Ero arrivato già quinto, quarto, terzo, secondo. Che manca? Number one. Partenza bruciante in quarta corsia per Tom Dolan e dietro di lui Massimiliano Rosolino. Mi sono tuffato e riguardando la telecronaca la mia percezione in acqua era ben diversa. Cioè tutti quanti, non è male, non è male. E io dicevo, è perfetto. 26.59 per Massimiliano Rosolino. Sì, un passaggio leggermente lento, ma questo potrebbe tornare utile poi come energia negli ultimi metri. E io mi sentivo un camaleonte, avevo tutto sotto controllo, nonostante ci stava Tom Dolan alla corsia centrale. Lo chiamavano il killer, raramente saliva su blocchette e non vinceva. Ed era in grande vantaggio, lui era molto bravo a dorso, quindi aveva cercato di prendere la distanza. Però una volta che ho toccato con la manina a dorso e mi sono, diciamo, rimerso per fare quella che è la fase subacquea, ho detto mi sento troppo bene, anche se ero in svantaggio. 56-32, a un secondo di gap. Va a prenderlo Covarana, va a prenderlo. Vedo che ogni bracciata che facevo avanzava, ogni bracciata che facevo avevo recuperato centimetri importanti. Io guardavo soltanto Dolan. E quando sono arrivato all'ultima bracciata in virata che vedo che tocco per primo, ho detto nessuno mi leverà questa medaglia. Rosolino sta passando in testa, una frazione rana straordinaria, 1.30.88. Primo Massimiliano Rosolino, primo 1.30.88. Fino a 25 metri dall'arrivo ho cercato di spingere proprio la morte, ho detto non lo voglio neanche, non si deve avvicinare. E già in testa mia fantasticavo, avevo questo desiderio di toccare e saltare fuori. E quando ho toccato non mi sembrava vero. Non ce n'è più per nessuno, Massimiliano non accetta di perdere a questo punto da nessun avversario, li ha distrutti. Che vittoria, che grande medaglia Massi. d'oro. Avevo le lacrime, mi sentivo stordito. Non credo di essere speciale perché ho vinto le Olimpiadi, perché io dico sempre che vincere ti rende uguale agli altri, non diverso, perché qualcuno deve vincere, perciò nuoto, grazie.